La Bigotta con le sembianze di Greta ed il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Non mancano iniziative e sorprese, sensibilità e creatività alla base delle celebrazioni nazionali dedicate al trentennale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Stamane, nella sala dell'ex carcere borbonico, l'incontro con gli studenti, sottolineato da uno slogan che sa di confronto e libertà, adottato dal Comitato Provinciale UNICEF, presieduto da Amalia Benevento. Convenzione 30, ragazzi, a voi la parola. Siamo qui per festeggiare nell'arco di 3 giorni il trentennale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il trattato internazionale più votato al mondo, che sancisce i diritti dei bambini e degli adolescenti e chiede a tutti i governi di dare loro attuazione. I ragazzi delle scuole di Avellino e provincia di ogni ordine e grado si incontreranno nell'arco di questi 3 giorni, per i primi 2 presso il carcere borbonico e poi concluderanno il giorno 20, giorno appunto il World Children's Day, che appunto sancirà il definitivo compleanno di questa convenzione, e parleranno tra di loro dei loro diritti, perché il tema dell'anno è hashtag convenzione 30, ragazzi a voi la parola. Quindi presenteranno la convenzione, i ragazzi del Virgilio più grandi hanno preparato dei lavori, ma anche i ragazzi delle scuole, la scuola Perna Alighieri, la scuola di Meo di Volturara, il Perna di Avellino, e dopo aver discusso voteranno quello che secondo loro è il diritto più a rischio per i minori in Italia in questo momento. Quindi eserciteranno il loro diritto di parola, il loro diritto di esprimere un'opinione attraverso l'attuazione degli articoli 12 e 13 della Convenzione.